Siamo arrivati al 38esimo Carnevale Oggionese. Abbiamo qui Virginio Cesana, che è l'anima di questa manifestazione. Devo dire che oggi il tempo ve l'ha data molto buona, eh? Sì, siamo sempre fortunati, a dire la verità. Il Carnevale di Oggione è sempre stato fortunato. Penso che è stato rimandato 2 o 3 volte in tutta la sua storia questo Carnevale. Quest'anno... Ecco, com'è quest'anno? Com'è questo 38esimo? Ma quest'anno, questo 38esimo, abbiamo dato una classifica. E questo secondo me, questo Mario è un parere mio, abbiamo valorizzato più il Carnevale, cioè ho visto dei bei carri, veramente dei bei carri. Io se fossi la giuria, che non so chi sia, poi arriverà, non so come dovrà fare la scelta, perché veramente sono belli. E poi c'è tanta gente su questa sera. Ecco, diciamo che i carri sono 27? Sono 27 in tutto, sono 17 carri, poi un po' di gruppi e le bande, 27 in tutto, è un bel record, cioè è il nostro record. Noi arriviamo sempre 27, 28, 26, dal 25 al 30, quest'anno 27, essendo anche presto Carnevale, questo è importante da dire, perché il 10 febbraio, insomma, subito dopo Natale c'era il Carnevale, pensavamo un po'. Eravamo un po' titubanti, invece siamo soddisfatti. Non solamente, ma a nome di tutta la Proloco, io che parlo a nome di tutta la Proloco, siamo soddisfatti. Almeno lavoriamo, però veramente la soddisfazione l'abbiamo. Ecco, infatti volevo proprio chiedere questo. Questa manifestazione è un po' il vanto di Oggiono, no? Perché richiama gente, carri vengono anche da altri comuni. Ecco, ma dietro la preparazione di una manifestazione così, quanto lavoro c'è? Sì, il lavoro ce n'è, molte pratiche da compilare, molte cose da contrattare, però ormai il Carnevale di Oggiono ha avuto la sua storia, ormai è fila, io siamo qui come Proloco, ma non ci fossi io, dico, ci fossi anche degli altri, sarebbero in grado attualmente di mandare avanti questo Carnevale, penso, non voglio essere, perché a un certo punto dopo 38 anni ormai è la sua storia, noi abbiamo 2 cose grandi come Proloco Oggiono, il Carnevale e la fiera, e il Fieroli, il cosiddetto Fieroli, sono 2 cose grosse che ormai queste... Tradizionalmente ormai non c'è problema di fare la propaganda, che la propaganda si fa da sé. Tra l'altro non temete neanche la concorrenza di Lecco, perché oggi c'era anche Lecco, eh? No, Lecco non è che c'era il Carnevale a Lecco, Lecco il Carnevale è sabato, c'era solamente il passaggio delle consegne, però lo fanno alle 4:30 se non sbaglio, perché anche loro lo sanno che non bisogna ostacolarsi, se no. Ecco, devo dire che quando fa il Carnevale di Oggiono nessuno intorno faccia Carnevale, che sappia io non c'è. Tutti lo fanno sabato o giovedì, perché ormai è tradizionale il giorno di Carnevale, non possono competere con il Carnevale di Oggiono, onestamente, però insomma d'altronde è così, perché si brucierebbero. Hanno tentato qualche anno fa qualche paese in giro a fare il Carnevale anche il domenica, però è sfilata, però alla fine insomma è così, ogni paese ha la sua tradizione, questa tradizione di Oggiono, il Carnevale e la fiera. Tra l'altro basta guardarsi intorno e ci diamo la risposta. Sì, ci diamo la risposta. Quindi soddisfazione sicuramente. Quindi così non si può avere, nel massimo, penso che sia un po' il massimo che abbiamo ricevuto dalla gente che c'è qua, che arriva da tutte le parti. Il bello del Carnevale di Oggiono è che sì, ci sono alcuni carri di Oggiono, quali gruppi, ma ci sono molti carri che vengono da fuori. Se viene un carro da Sirone, porta i sironesi, se viene un carro da Erba, porta gli erbesi, se viene un carro. Essendo tu molti carri della zona, forse geograficamente Oggiono è un posto piano, comodo, che è l'oggionese, cioè tutto l'oggionese che c'è in giro, arrivano con facilità e portano, logico, vengono a vedere i suoi carri. E allora è logico che c'è tanta gente.